Eccoci arrivati dunque. Il combattimento finale di pugilato avrà inizio tra poco. Ehi là! Alena la bogo salla, yaptanno. Chissà quale sarà il grande premio. Non vedo l'ora di scoprirlo. Fratelli! Sono qui per il combattimento finale. Ehi, Caesar, grande lui. Io, Reno, vedo che ti tieni impegnata. La prossima volta ti uso come zerbino. La prossima volta ti spacco il culo. Oh, i miei primi due sfidanti, i gemellini. Ecco i miei gemelli preferiti di Night City. Come va, ragazzi? Non c'è nessun gemello. Sono solo io. certo, dunque, come volete. Tutto bene. Grazie. Bravo. Ehi, Victor! Vic, che cosa ci fai qui? Non mi perdo certo un incontro. Assisto all'incontro dell'anno. È sulla bocca di tutti, credimi. Non deludermi proprio ora, capito? Hai puntato dei soldi su di me, vero, Victor? Quindi sei tu il mio sfidante, eh? Coach, come va? La star del momento. È bello essere qui. E ora che si fa? Ora che si fa? L'incontro per il team. Devi sfidare Razor Hughes. Il tizio là, vero? L'ho visto sui poster. Ho visto dei poster. È un pugile professionista, giusto? È il pugile. Dove hai vissuto? Sottoterra, quasi. Non avrei mai pensato di vederlo qui, perché, beh, è un atleta famoso con sponsor corporativi di lì. Addirittura. La sua gente ci ha detto che è la mossa giusta per la sua immagine. Razor che torna alle origini e dimostra che è ancora uno della storia. E casualmente perderà. Bella domanda. Tu ci sai fare, e come? Ma Razor è una bestia, lo vedo. Fibra di carbonio, ossa di titanio, articolazioni idrauliche. Tutto ottimizzato dai migliori bioingegneri di Night City. E io non sono preparato per niente, ho solo dei pugni di gorilla. Ma senti, sarò onesto. Non la vedo bene per te. E forse è meglio così, sai. Vuoi dire che devo perdere? Se Razor è comunque destinato a vincere, forse tu puoi guadagnarci qualcosa. No, grazie. Meglio di no. Ehi, non sai nemmeno cosa ti voglio proporre. No, posso voglio vincere. Ed è meglio di no. Io combatto per vincere, punto. Punto. Ah, Cristo. Ok, come vuoi. Bravo, coach. Quindi... Ok, allora, siete pronti a combattere? Direi proprio di sì. Cosa? Un round. E sarai per terra. E starai giù, a terra. Ok. Iniziamo? Iniziamo. Sono pronto. Bene. Signore e signori, cittadini di Night City, è ora del nostro incontro tra pesi massimi. Ad affrontarsi stasera abbiamo Razor Hughes e V. Chi è quel V? Non lo so, ma bravo! Forza, ai vostri angoli. Spero che cadere dal ring non sia perdere, però. Eccolo qua, Victor. Ehi, V. Come ti senti prima dell'incontro? Ho una paura fottuta di perdere. Onestamente, sto di merda. Già, è un avversario tosto, ma nessuno è invincibile. Dici che è un punto debole? Che vuoi dire? È un carro armato, sul serio. Vera pelle in nanofibra. Smorzatori. Potresti dargli una martellata in testa e non farebbe una piega. Grazie per l'incoraggiamento. Ehi, aspetta, non ho finito. Ha un punto debole. Una settimana fa si è fatto sostituire okay. Il muscolo addominale e non si è ancora ripreso del tutto. Ho capito. Colpiscilo lì e gli farai male. Molto male. Grazie, Victor. Grazie, Vic. Lo tengo a mente. Siete pronti? Al go. Diamoci dentro. Ti spezzo. Diamo inizio alle danze. Che vinca il miglior lottatore. Che sarò io, perché ho un sacco di critico. Dai, vieni. Forza. Al ventre. Colpiscilo al ventre. Ma se cade dal ring, dici che perde? Dai, caricami.
Quella. Forza, forza, vieni. Chiudiamola qui, incontro finito. Ho vinto? La vittoria è il premio. Ho vinto. Che ti lasci andare così. Ti conviene? Come ho vinto? Non penso che potresti sopportare un'altra lezione. Non finisce qui. Ci rivedremo. Domani, l'anno prossimo. Ho vinto perché questa mi è esploso il coso elettrico. Allora ci vediamo. Ti consiglio di allenarti nel frattempo. Porca troia. Ho vinto, hai visto? E il mio premio qual è? Ma poi doveva succedere. Solo il migliore può battermi. Qual è il mio premio? La gloria di aver vinto? Giudice aveva chiesto di andare al suo appartamento. Beh, gattino, io esco. Ci vediamo dopo. Judy? Judy, sono venuto a trovarti. Si può? Devo suonarti il campanello? Ok. Ehi là, tutto bene? Il bagno? Ehi! Tu le salvi il culo. E lei, per esprimerti la sua gratitudine, si taglia le... Zitto un attimo. Sono uscita solo un'ora. Bisogna fare qualcosa. Cazzo. Chiamo gli sbirri. Puoi metterla sul letto. Come se questo cambiasse qualcosa. Certo. Mamma mia. Io capisco che Evelyn, cioè, ormai era arrivata a un punto morto, ma... Ehi, calmo. Northside Jackson Street. No, nessun pericolo immediato. È un suicidio. Domani... No! Oggi! Quale parte di morte non è chiara? No, il decesso non è stato dichiarato dal trauma team. Se fosse stata assicurata, non vi avrei chiamato. Cazzo! Se non volete muovere il culo, magari faccio un salto io al distretto a spaccare tutto! E adesso che fate? Venite ad arrestarmi! Bene! Non me ne frega un cazzo se mi segnalate! Tutto bene? Arrivano fra poco. Meno male! Volevano che la tenessi nel ghiaccio fino a domani. Facce di merda. Che teste di cazzo. È il pane quotidiano, ci sei andata piano con loro, la polizia è a corto di uomini. Sai, lei era la tua migliore amica e per te è una tragedia. Ma loro riceveranno decine di chiamate del genere. No, non era quello che intendevo. Non era quello che intendevo con... Che cazzo sei, il loro PR? Esatto. No, dicevo così. Che cazzo di dialogo è? In bagno! Tu le salvi il culo. E lei, per esprimere Johnny? La sua gratitudine. Zitto! Zitto. Però guarda Johnny, in questo momento capisce che è un momento serio e si sta zitto. E la fissa anche. Ci sei andata piano con loro, vedo. Tutto sommato, ci sei andata piano con loro. Se li chiamavo io, gli facevo un culo che non ti immagini. Ecco, questa è una risposta più sensata, Vi. Guarda, guarda, tutto pieno di sangue il letto. Le metto addosso qualcosa. Voglio che sembri una persona, non un cadavere. Brava. È una buona idea. Aspettare fuori. Certo, assolutamente. Chiudi la porta, Vi. Per favore. Certo. No, poverina. Cioè, mi dispiace. Allora, ovviamente, sapevo che sarebbe morta a modo suo. Però, certo, questo è bello pesante. Hai una sigaretta? Penso di sì, se ce l'ha ha Johnny. Ho iniziato ora. Ho smesso, strano. Mi serve qualcosa di più dell'aria nei polmoni. Per favore, Vi, solo una. Spero di averle. Tieni. Ecco, tieni.
Ah, certo, quello di Evelyn. Che stupido, l'abbiamo appena visto. Era il suo portasigarette. Già. Lo vuoi tu? Vuoi prenderlo tu? No. No. Se ti piace, tienilo. Ma è un ricordo per te. Ma va bene, ok, grazie. Avrei preferito che lo tenessi tu, assolutamente, però... come vuoi. Lo tengo io. Lo metterò in stanza fra i vari ricordi. Pensa se adesso gli vanno a fuoco i capelli. Puff. Testa di cazzo! Cazzo, Evie. Ah, è scomparso Johnny. L'ho delusa. Pensavo che lasciandole lo spazio, il tempo, si sarebbe ripresa. Non si sarebbe mai ripresa. Coraggio. Coraggio, Judy. Non abbatterti. Senti, stiamo un minuto senza dire niente, ok? Come vuoi, assolutamente. Il suo problema. Non riuscivo a pensare ad altro. Fisicamente era a posto, lo shard da Doll era operativo, incorrotto. Quindi doveva essere un trauma psicologico. Vedi tu? Ho guardato un po' nei suoi virtù e ho trovato Woodman. Era con lui. Le faceva di tutto. Non hai idea. Ah, e quindi Woodman ci ha, oltre che detto che l'aveva scaricata, ci ha anche mentito. Non avevo idea che fosse un mostro del genere. Mi sembrava solo... missione di vendetta? Missione di vendetta. Va bene. Io lo conoscevo. Ma non avrei mai pensato che fosse così malato. A quanto pare sì, invece. Deve esserci qualcosa che posso fare. Vendetta? Tipo? Non lo so ancora. Chiamerò Susie. Chi? Grazie, Vi. Scusa, ma ora voglio stare un po' da sola. Mi faccio viva io, promesso. Vai tranquilla, Judy. Se hai bisogno, chiamami. Se salta fuori qualcosa, fammi uno squillo. Vedrai che andrà tutto bene, su. Certo, immaginavo che sarebbe finita in questo modo, eh. Però, beh... diciamo che non mi aspettavo una roba così. Assolutamente no. Ehi, Takemura. Takemura? Nah, aspettiamolo. Tanto peggio di così non può andare, no? Che bello il mio ciondolo, eh? Ti piace? È un piacere vederti, Vi. È un piacere rivederti. Ehi, che qui siamo... belli isolati. Già, sembra una... un'ambientazione noir. Vero. Dov'è il tuo amico? Il tuo amico è qui. Oda? Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Sì, se non si schianta, si butta di sotto. Di più su di lui. È la guardia del colpo di Hanako-sama. Hanako dell'Arasaka. Nella porta aerea è ancorata nella baia. La figlia di Saburo. Ah, la sì. Sorellina. E se ti crede, la prossima volta incontriamo lei. Ottimo, spero che non segua alla lettera le regole dell'Arasaka. Spero solo che non segua alla lettera le regole dell'Arasaka. Quali regole? Quelle non scritte. Qui a Night City c'erano. In Giappone non so. Se la corporazione fiutava un tradimento, organizzava un interrogatorio e inviava due squadre d'élite con supporto aereo a prendere il sospetto. Ho capito dove vuoi arrivare. Che vorrei che non mi ammazzassero. Non ha bisogno di predisporre squadre di elite, né di supporto aereo. È un super samurai, quindi. L'ho visto all'opera. Dovrei essere più tranquillo. Puoi osservare il cielo, se ti aiuta a calmarti. Se si vedesse qualcosa, a parte la luna. In alto, eh? Buon segno. In genere arriva mimetizzato. Ah, beh, certo, arriva tutto mimetico. Ehi, sono qui. Oh, ciao Oda. Tutto a gattoni. Bella macchina, signorina. O è un uomo? No, è un uomo. Sembrava una donna, scusami. Oh, sei una donna. Ah no, è un uomo, ok. Oda.
Oda, salve. È lui? Il tuo ladro? È il mio testimone, V. Posso parlare anch'io, sai? Allora parla. Ho sentito che sai delle cose. Delle cose? Io ho visto tutto. Ha strangolato suo padre, quello che ho da dire non ti piacerà. Voglio una garanzia. Testimoniamo. Ho visto cos'è successo. Yorinobu ha strangolato il vecchio. Silenzio. Non un'altra parola. Tu stai giocando con il fuoco. Io sto dicendo la verità. Hanako-sama deve saperlo. La mia unica preoccupazione è proteggerla in questa città dimenticata dagli dèi. È in pericolo? Ora? No. Ma durante la parata in onore di Arasaka-sama, sicuramente. Le parate sono sempre pericolose. Omicidio. E tu ti preoccupi di una stupida parata. Coglione! Idiota. Esatto. A differenza tua, io non ho mai smesso di onorare il giuramento. Zitti un attimo. Ti pentirai di queste parole. L'unica cosa di cui mi pento è di essere venuto a questo incontro. C'è una taglia sulla tua testa. Sulla mia? Ti ringraziare se non te la taglio e non la porto dritta a Yorinobu-sama. Scusate, ma ci mettete ancora tanto? Scusami se ti ho interrotto, Se fossi al mio posto. Io non faccio favori. Se sei un soldato della Arasaka, è il tuo dovere. Oda, allora tu sei un soldato della Arasaka. Non te lo stiamo chiedendo. Ti ricordiamo il tuo dovere di lealtà verso i tuoi superiori. Non sono venuto qui per farmi fare la predica da un ladro. Ex corporativo, ricordatelo. Un ladro. E il tuo amico qui non è sempre stato uno straccione. Libero di unirti a noi. C'è sempre un posto tra i rifiuti. Non ti alletta. Allora fai il tuo dovere. Di ad Hanako quello che nessun altro vuole ascoltare. Ho esagerato, Takemura? Come dici tu, motivo di riflessione per lui. Speriamo. Dire le cose come stanno. Peccato. Non servirà a nulla. Perché? Non ci aiuterà? Non fosse ovvio. Oda è un perfezionista. Ha troppa paura di commettere. Non ci aiuterà, bene. Era ora, cazzo. Un invasato della Arasaka è già più che sufficiente. Begli amici che hai. Bell'amico, ne hai altri così? Purtroppo, solo lui. Che vita triste, mi dispiace. Mi dispiace, ci abbiamo provato. Almeno ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, sì. E abbiamo ricavato qualcosa di utile. Un'informazione? Cosa te lo fa pensare? Ci sarà una parata in onore della Arasaka. Torneranno a Tokyo dopo la parata. Non assisti alla parata? Forse perché è la no? Nostra occasione. Se riuscissimo ad avvicinarci ad Hanako-sama, prima dobbiamo fare una ricognizione adeguata. Ci servirà una mappa precisa di Japan Town. Aspetta. Ora tocca a te sentire i miei amici. Conosci un fixa che può darci una mano? Non sarà così facile. Ehi, lo stesso. Rallenta. Aspetta un attimo. La fai facile come se dovessimo hackerare una MSSB, ma hai detto che Hanako ha la sicurezza migliore di tutta Night City. È vero. Corretto. Per questo voglio che tu contatti un fixer del posto. Va bene, conosco una persona. Conosco una fixer. Wakako Okada. Gestisce una sala pachinko su Jig Jig Street. Andremo a trovare questa donna. Takemura, tu inizialmente vieni, sembravi troppo antipatico, ma in realtà, è una buona storia, certo. Perché no? Johnny, mi sa che ti conviene spostarti oppure ti investono. È scomparso veramente alla fine. Va bene, andiamo Takemura. Mi è piaciuto il discorso che ho fatto come corporativo. Sei un soldato? Fallo! Che nome? Un nome da schifo. Nome da Night City. Esatto. Stai attento, mi prendi in giro troppo spesso. Nah, non è vero, sei simpatico, non lo faccio con cattiveria. Come stai? Stai bene, Goro? Sì, come mai questa preoccupazione? Come mai questa doppia voce? Abbiamo gli stessi interessi, ti spiace se te lo chiedo? Sto solo chiedendo, devo per forza avere un secondo fine quando parlo con te. Scusa, mi sono espresso male. Io...
Non sono abituato a domande. Non sei abituato alla gente che si preoccupa per te? Quelli come me. O stanno bene, o finiscono in una... Ma quelli come te, perché hanno una doppia voce? Cos'è successo alla Arasaka? Sai cosa sta succedendo alla Arasaka? Solo quello che si può ipotizzare guardando la TV. Quindi non lo sai neanche tu? Le sue marionette sorridono alle telecamere e dicono che è tutto sotto controllo. Ma più sorridono, più grandi sono le cucine. Il sorriso che arriva qua fino agli occhi. Più il castello di carte è alto, più è facile che una soffiata di vento lo faccia crollare. Facile. Eccoci arrivati a Japantown. O meglio, a Gigi Street. A Gigi di Street. Oh, ci ho pensato adesso a Quagmire. Siamo arrivati. Stanley, zitto per favore. Non ci frega niente di quello che dici. Seguimi Takemura, o meglio, probabilmente sono io a seguire te, visto che sei programmato per andare dritto al tuo obiettivo, immagino. Wakako, vecchia mia, come stai? Rogue, mia cara, deve esserci stato un malinteso. Non so chi ha attaccato la tua squadra, ma i Claws... No, mai. I miei ragazzi sanno stare al loro posto. Sicura? Mi dispiace, devo andare. Ho... ospiti. Ah, vecchia mandrilla, come va? Vi, felice di rivederti. Felice di riessere qui. Il tuo affascinante amico è... Lavoriamo assieme. Stiamo lavorando insieme, tutto qui. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite kouei desu. Ah, un vero gentile. Oh, la vecchia si è rapata. Peccato solo che tutti i soldatini della Arasaka gli diano la caccia. Ah, quindi lo conosci? E tu, V, l'hai portato qui da me. Dammi un buon motivo per cui non dovrei avvertire subito le autorità. Autorità. Troppo rischioso, potrebbe pensare che sei coinvolta anche tu. Per cautela. Cautela? Il fuggitivo giapponese più ricercato al mondo si nasconde a Night City e tu non c'entri niente. Ti prego. Sai come ragionano. Ti collegheranno a noi prima ancora che tu possa finire quella... False accuse, mia cara. Stavo per dire mia nonna. Vediamo allora. Ricordati che ho ancora il telefono a portata di mano. Nella tasca. Ci servono informazioni su Japantown. Ci servono informazioni sulla parata che passerà per Japantown. Quindi si tratta della Arasaka. Di nuovo. Come sempre, Wakako. Quello che non capisco è... perché venire da me? Perché tu sei la migliore. Deshawn non ha risposto al telefono. Deshawn è morto. Goro, ricordami perché il grasso culo traditore di Dex è attualmente indisposto. Perché è deceduto. Fatto a pezzi e gettato in una discarica dagli sgherri della Arasaka. Un vero peccato. E io mi sono preso la sua arma. Si tratta forse di una minaccia? Soltanto i fatti, niente no, di più. Nessuna minaccia. Mi hai chiesto perché non potevo contattare Dex? E io ti ho risposto. Sono soltanto fatti. Esatto. Bene, perché altrimenti l'avresti raggiunto presto. Pezzo di merda. Okada-san, le nostre intenzioni sono onorevoli. Ci servono solo informazioni. È una questione di vita o di morte. La morte di chi, però? È tutto su questi shard. Quanto dove sono gli shard? Le mie tasche sono vuote. Tieni, lo gratis. Vedo. È un regalo, gratis. Oh, Wakako. Ciò che è gratis risulta spesso molto costoso. Li volete o no? Va bene, grazie. Ti avrei pagato io, non era un problema. Japantown. L'intero distretto sarà bloccato per la parata. Mm-hmm. I carri Dashi saranno l'attrazione principale. Voleranno da questa parte, sopra le strade. Lungo il percorso, terrazzi, passerelle e punti rialzati. Oh, fammi indovinare, ci devo saltare sopra. Hanako Arasaka, l'ospite d'onore, terrà il suo discorso dal carro più grande. E lo farà esattamente lì. Qui. Ti non pareva? Non so nulla della sicurezza, ma considerati i recenti eventi, mi aspetto che sia stretta. Lo penso anch'io. Durante l'ultima parata, l'Arasaka aveva infiltrato agenti tra la folla. Ovviamente. Per parlare dell'esercito di tiratori e di droni. Come se non bastasse, avevano un netrunner.
Almeno uno. Almeno uno. Usavano le telecamere cittadine per controllare tutto. Il punto d'accesso principale è qui, un vecchio centro di controllo automatizzato. Credo sia la cosa più utile. Alla fine i carri lasceranno Japantown e noi resteremo con fiumi di spazzatura fino al ginocchio e nessuno a ripulirla. Sai che novità? È tutto quello che ho. Dovrà bastare. Esatto, è più di quanto dovremmo avere. Grazie allora. Grazie, Okako. Lo apprezziamo molto, Okada-san. Sì, sì, andate via ora, fuori dai coglioni. Takemura? Parliamo un attimo, su. Abbiamo delle informazioni, ma è comunque rischiosa la faccenda. Una signora davvero deliziosa. la vorrei come nonna, queste una così. Queste informazioni potrebbero fare al caso nostro. Hai voglia? Ma io cercherò di approfondire. Resterò qui per un po' e chiamerò alcune conoscenze. Ok. Non appena saprò qualcosa di nuovo, te lo farò sapere. Tieni un basso profilo. Senti, tieni un basso profilo, ok? Non iniziare a distribuire autografi. Non potrei superarti in fama neanche se lo volessi. Questo è vero. Mi raccomando, vi. Questo è assolutamente vero, c'hai ragione. Va bene, Takemura, ci sentiamo. Ehi, giudice ha appena scritto. Vediamo cosa dice. Ehi, oggi hanno seppellito Ev, colombario vicino a North Oak. Ho pensato che volessi saperlo. Come stai tu? Oggi ho intenzione di sbronzarmi di brutto. Posso unirmi a te allora?